Un saluto a tutti e ben ritrovati di World 125 nuovamente su Other Battle Sandstorm. Riprendiamo la nostra invasione di Malta. Stava andando abbastanza bene, stavamo attaccando già la Valletta e qua ci stavamo proprio inquadrando a Rabat, che è il secondo obiettivo che abbiamo da conquistare. Per quanto riguarda la guerra marina abbiamo vinto totalmente, distrutto tutti i nostri nemici e direi di proseguire, passare il turno perché non avevamo nient'altro da muovere, se non mi ricordo, quelli no. Forse a te ti avevo detto di star fermo per recuperare. Ti faccio stare fermo un turno. Passiamo. Per recuperare le energie. Ci sono altre navi. Sono queste allora. Non sono quelle due che abbiamo visto a Malta. Due cruiser hanno detto, eh. Ok, affondato GGVP. Quello è lì morto, stecchito. Direi che abbiamo nettamente vinto la guerra navale. Queste navi però sono fetenti. Le navi sono molto fetenti. Vedi quanto sono camperati qui alla Valletta. Oh, un altro aereo. Altri due aerei. Ok, altri due aerei. Prendiamo lui e portiamolo assolutamente a casa. Iniziamo a danneggiarli, questa nave è un po' messa a maluccio, ma allora noi continuiamo. A danneggiare questa. Muoviamo anche lo Stuka verso casa. Ok, quella è praticamente morta. Ok, questi sono efficienza piena. Possiamo riandarci a riprendere l'aeroporto. Molto bene. Questi li dobbiamo tirare via di lì e dargli supplies. Il problema è che lì c'era un antiaereo. Andiamo a affondare ste cazzo di navi. Ok, perfetto, così lì possiamo. Voi state fermi un turno. Non mi serve che tu spari. Andiamo a distruggere questi forti antiaerei, perché se dobbiamo far passare pure le nostre navi. Ok, tu stai pure emerso. Il Breda è pronto a tornare operativo. No, tu non spari, tu stai fermo perché devi recuperare ancora energie, tu finalmente fai fuori questo. Essere la sua fine. Ok, ci sono solo più quei due, passiamo. Addirittura già fate fuoco.
Che maleducazione. Che violenza qui, hai sparato proprio forte. Ti sei impegnato. Se vuoi distruggermi la rado, fai pure. Oddio, mi era utile per scouting, eh. Come meglio credi. Era davvero scocciato ste artiglierie. Mi hanno davvero scocciato ste artiglierie. Ma c'è altri antiaerei, altre artiglierie. Ok. Andiamo a prendere la valletta. Ok, tu finalmente puoi andartene via. Forzi normali. Andiamo a prendere quello stronzo che... che ha voluto giocare con noi. Portiamo la nostra bella Littorio. Fondata. Portiamo tutti i nostri... Ok, vedo che già ste navi sono belle che mezze che morte. Belle che mezze che morte. Mi piace. Mi piace, mi piace. Allora, qua cosa c'è da fare? Qua c'è da andare a Medina, probabilmente. Quanta gente che c'è qua. Male che ho portato dell'artiglieria. Ok, le facciamo fuori poco alla volta e moriranno con atroci sofferenze. Poi voi dovete ancora recuperare le forze perché siete di elite. Ok, voi vi siete mossi. Macchifolgore, facciamo prendere fiato. Boh, abbiamo mosso tutto, passiamo. Questi cosa hanno intenzione di fare? Oh, si danno il cambio. Batti 5. Addirittura. La Littorio è inaffondabile. Queste sono davvero pesanti, ste navette di merda. Non parlare dei danni che ci fanno tutte ste artiglierie.
stringono a usare un sacco di... Porterò mai le mie navi qua? Secondo me no. Secondo me non le porterò mai. Ok. Abbiamo pochissimi rinforzi crook, a furia di usare... Praticamente questa è morta. Fuori di usare i rinforzi, li abbiamo finiti. Sono stato un po' troppo generoso con i rinforzi. La prima cosa dobbiamo andare a distruggere quegli stramaledetti. Ok. Ma direi che ce la facciamo abbastanza con facilità. Possiamo usare solo più... E mi hanno davvero scocciato queste. Qua abbiamo quantomeno distrutto un'artiglieria. Ce n'è un'altra qua da andare a distruggere, dobbiamo farlo assolutamente. Questa nave è rimasta indietro. Per accottare. Ovviamente tu parti, ok, abbiamo finito il turno, passiamo. C'è pure un'artiglieria lì. Ci facciamo mancare proprio niente. Che attaccano gli italiani è meglio, perché di crucchi ho finito completamente i rinforzi. Salve. Eccolo qua sotto Maria. Potrei anche... far così. Ok, così andiamo a distruggere. No, non avanzare perché lì c'è un omino. Perché non me lo fa vedere? Ce l'ho visto che ha attaccato, ma... pensi che sono stupido? Ok, la valletta è quasi presa. Tu avanzi qua. Artiglieria non so se è stata molto utile. Quello che sicuramente so è che... ok, abbiamo preso Rabat, mi fa molto piacere. Direi che stiamo procedendo per il meglio. Non vi posso più riparare perché ho finito, i punti per le riparazioni, quindi... qua c'è ancora... ma mi dice che posso ancora sparare un colpo.
la fondiamo adesso. Boom. Ciao. Ciao la nave. Iniziamo a fare il giro dell'isola. Forse ci metto meno. No, St. Paul's Bay. Boh, non so se ci riuscirò a far mai fare. Noi ci proviamo. Ok, abbiamo affondato un'altra nave. Ok. Cos'altro abbiamo da muovere? Tu potresti attaccare lì, ma fai 0-0, non mi sembra il caso. Ok, rimanete solo più voi due, passiamo. Che noia questi. Seriamente rompete ancora il belino. Dai, via, show. Questi hanno uno di vita, li ho visti. Raus. Quelli non è il caso di attaccarli. Caso di attaccare questi. Ok, qua siamo, c'è un po' di gente in coda, eh? C'era tanta gente, c'era tanta gente che faceva la coda, che faceva la coda. Cioè qua si può solo passare se vado... Cioè come faccio ad attaccare quelli? Vabbè, non è problema mio. Il compito vostro sarà di difendere quello. Ok, cos'altro abbiamo da muovere? Questa nave non si è mossa. Ah, tutte le navi, perché è passato il turno, vero? Che idiota. Sarà divertente muovere tutte le navi. Ogni turno per altri 20 turni. Fai così. Questo posso ripararlo, per punti italiani ne ho parecchi. Ok, tu puoi andare su di qua. Anche tu non mi servi più, vai su di qua. Qua potrebbe essere necessario invece un attacco. Perché chi è che mi dai supplies? Tu stai tagliando ste due. Ma mi interessa solo l'artiglieria, lì non me ne frega niente. No, lasciamoli qua, al massimo caccio via i miei il prossimo turno. Tu non ti sei mosso. Tu non ti sei mosso. Non servite più voi. Date lì, facciamo avanzare voi più avanti. Ok, possiamo passare. Ok, voi non avete proprio più supplies, manco a pagarvi. Dai, uscite, uscite dalla culla. No, non escono. Dai turni rapidi che stanno passando, direi che non se la passano bene.
Rommel entrerà in la valletta. Direi di iniziare a... Qua non abbiamo ricognizione. Io me la rischio. Anche questi quanto sono rapidi però adesso. Questi potrebbero poi venire bombardati, meglio di no. Prendiamo il porto. Lì c'è il rischio di venire bombardati. St. Paul's Bay. Potremmo anche attaccare da quest'altro lato noi, eh. Nulla ci vieta di attaccare. Andiamo a dare un'occhiata, tu prosegui verso Naxxar, anche tu. Fa paura quello, Fortress. È rimasto qualcosa indietro? Non penso. Sono le navi da muovere. La Regia Marina circonda Malta e GGVP. GGVP Regia Marina. Ok. Rischiosissimo. Ok, perfetto, passiamo il turno. Turni rapidi e veloci come piace a me. Addirittura. Direi che non hanno più molta roba. Devi tornare in aeroporto il turno dopo. Ok, qua ci sono dei cannoni navali. Ve ne occupate voi. A questo punto non facciamo troppo gli schizzinosi, attacchiamo qualsiasi cosa ci sia sul nostro cammino. Ok, ok, mi sta bene, mi sta bene. Anche perché abbiamo preso tutti i nostri obiettivi, completato tutte le nostre missioni. La valletta presa, Rabat presa, manca solo più quella e poi il resto è GGVP. Close. Tu evita di attaccare roba che non devi. Te non ti rinforzo solo perché potresti servire. Cioè, mi potrebbero servire i punti più che altro. Mi sa che abbiamo già distrutto il grosso della truppa. Il grosso della truppa. Comunque direi che per questo episodio è tutto. Vediamo solo di arrivare al prossimo turno a passare. Facciamo avanzare anche il sottomarino, che tanto marino non è. Tutte le nostre navi. Sì, tu attacca lì. Tu attacca questo. Ok, io direi che per questo episodio è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao ciao. Bisogna di tutto, un saluto alla prossima, ciao ciao!